Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi mi vedete con le corna d'arenna perché non so quando caricherò questo video visto che ne sto già da tantissimo, ma ve lo giuro che siamo a dicembre, quindi per dicembre penso che utilizzerò quasi sempre le corna d'arenna. Le vedete tagliate perché ho scelto di abbassare un po' l'inquadratura perché, come avete ben capito dal mio essere struccata oggi, get it with me. Proveremo insieme un bel po' di novità, ma partiamo subito. Partiamo dal primer, e il primer che vado ad utilizzare è di Smashbox del Super Light. Questa è una mini size, che poi non è neanche tanto mini, sono 12 ml. E non ho mai provato questo primer, vediamo un po' insieme com'è. Ho sentito recensioni molto positive su questo prodotto, quindi mi sono incuriosita a provarlo. Voi sapete che io ho quello classico, il Photo Finish classico, e secondo me è uno dei primer migliori di tutti. Allora, devo dire che di questo mi sta piacendo, che non sento quella consistenza che invece ha il Photo Finish classico, che è molto appiccicosa, siliconica. Questo invece devo dire di no, mi sembra di mettere una crema sul viso. Vedremo un po' se la performance è paragonabile. Dice che è smooth blur, vediamo un po'. Sì, un po' ha migliorato la mia grana della pelle, ma non ha fatto totalmente sparire i pori, però sì, abbastanza, devo dire. Vedremo un po'. Passiamo ora al fondotinta. E come, aspetta, come fondotinta andrò ad utilizzare anche questa, una novità, ed è lo Smashbox Studio Skin Full Coverage. Io l'ho ordinato online. Io ho preso il colore 03 Skin Tone Fair Undertone Natural. In realtà, swatchandolo, mi sono accorta che forse l'ho preso un po' troppo chiaro. Però bisogna vedere perché poi alla fin fine, se guardiamo il collo, effettivamente io sono veramente bianchissima. Però vedete, vederlo così fa un po' paura. Ma intanto adesso testiamo come mi trovo. Poi se dovesse essere sbagliato il colore, ma piacermi il prodotto, penso che comprerò il colore giusto perché ho sentito parlare veramente molto molto bene di questo fondotinta. Se qualcuno di voi l'ha provata, fatemelo sapere. Vediamo così. Vediamo così. Lo applicherò con la spugnetta perché è il metodo di applicazione che tra tutti preferisco, quindi preferisco testarlo con questo metodo. Allora, sicuramente è piuttosto chiaro, però forse potrebbe anche andare bene, no? Forse guardandolo in camera dal vivo sembra che vada bene, in camera sembra un po' troppo chiaro, ma dobbiamo vedere se poi si ossida. E come copertura direi che è abbastanza buona. Con una passata non mi sembra un buon full coverage, però comunque una copertura medio-alta sì. Per ora è proprio bianchissimo. Dal vivo in realtà è quasi del mio stesso colore. In camera sembra un zombie, almeno da quello che vedo dall'anteprima. Ma poco importa, tanto dobbiamo testare il prodotto. Poi, come vi dicevo, se mi piace comprerò un colore più scuro. Vado a metterne un pochino in più dove ho qualche imperfezione perché voglio proprio vedere quanto sia full coverage. Devo dire che ha di buono che sulla pelle io non lo sento, quindi non è di quei fondotinta full coverage molto pesanti. Vado anche a metterne un po' sotto gli occhi al posto del correttore, proprio per vedere se mi annulla le occhiaie. Visto che tanto non ho un nuovo correttore da mostrarvi, beh, direi che
C'è comunque una bella differenza. Sto dando anche che lo sto applicando con la spugnetta, che quindi dà comunque un effetto più airbrush rispetto al pennello, a un pennello magari molto fitto. Che ne pensate? Fatemi sapere. A me non dispiace, devo dire. Non trovo sia proprio full coverage, però una copertura medio-alta, quello sì. Tra l'altro vedo che si stratifica anche bene, che non mi sta dando problemi nella stratificazione, quindi vedremo poi come si comporterà nel corso della giornata. Non vi saprò dire. Però per ora non male. Poi passiamo alla cipria e non ho una novità, quindi prendo la prima cipria che mi compare davanti ed è dell'Icepan. Adesso lo applico su tutto il viso, il pennello per la cipria. Perché ho fatto questa bislacca cosa di mettere tutti questi copripennelli, no? Per proteggerli. Solo che poi, avendoci messi questi, non riconosco più le forme. Vabbè. Brava, Vanessa, brava. Fantasmino è pronto e ora andremo un po' a scaldare questo fantasma utilizzando una terra che è la prima volta che proveremo insieme ed è la Bronze Godness di Estée Lauder. Questa è la mini size, il colore è 02 medium, l'ho trovata in un kit, vediamo un po'. Vedo che ha dei micro brillantini, quindi non è una terra opaca. Però sembra comunque delicata. Da quello che vedo, non è di quelle terre che rilasciano troppo colore e fanno macchia. Vedete? Quindi penso che andrò ad utilizzarla un po' all over per ridarmi vita. È comunque abbastanza calda, spero, vediamo, tanto se ve l'ho fatto vedere. Guarda proprio all'over. E direi che comunque un po' di vita l'ho riacquistata. Ok, quindi come prima impressione direi che non mi dispiace affatto. Che a me la terra piace così. Il bronzer che sia proprio leggerissimo, quindi sia appena percettibile. Ci vuole adesso un po' di contouring. Mi serve una terra fredda. Non ho novità di terre fredde. Che non si trova qualcosa. Questo no. No, sotto mano terre fredde. Lo troverò, ok. Vado a prendere da Mulac la Olimpia e vado a utilizzare questo colore che è più chiaro fretto.
basta, mi fermo, non voglio di fare chissà quale contouring. Adesso andiamo a illuminare. Per l'illuminante ho una novità ed è la palettina di Sleek, la Distorted Dream. Scusate, vi sto sbagliando nel frattempo, che è questa qui. Ed è composta per lo più da illuminanti in crema, mentre ne ha soltanto due in polvere. Io andrò ad utilizzare una delle due in polvere, credo. Sì, no. Vado ad utilizzare questo in crema e questo in polvere, che sono entrambi a base rosata, così li proviamo entrambi. Ovviamente ho già fissato con la cipria perché non penso mai, e quindi speriamo di non fare drammi utilizzando la crema. Ok, vi passo ancora un pochino, scusate. Qui c'è lo specchio, in modo che, perché voglio proprio che vediate quello che faccio. Allora, si è mangiato il fondotinta? Forse leggermente. Ora andremo sopra con la polvere. Speriamo che non si mangi anche, cioè che quella di sistemare un po' con la polvere. Come luminosità, diciamo che si è, più che altro sono tanti glitter, almeno di quello in crema. Questo in polvere, diciamo che boh, forse no, anche questo è molto glitterato. Però lo vediate. Diciamo che non mi sta facendo impazzire, non ve lo nego. Questa, considerate che non l'ho comprata io, ma mi è stata regalata con un ordine su Look Fantastic. Guardate, c'è. Sono proprio tanti glitter rosa, io spero che lo vediate. Cioè, anche qui sull'arco di Cupido ovviamente mi trovo solo di glitter. Bah, vabbè. Facciamo cadere tutto. Comunque questa diciamo che la... Ah, il blush mancava. Devo fare altri blush. Meglio, così vado un po' a sistemare anche qua. E come blush, anche qui abbiamo una novità e abbiamo questo spettacolo. Cioè, ragazzi, non è la più bella palette che avete mai visto. E questa è la Free Lover di NARS. Ovviamente si legge enorme. E la paletta all'interno è questa. Per restare in tema rosato, però il trucco sarà caldo, quindi ce ne freghiamo di questo dominante rosato. Non so cosa utilizzare. Perché mi piacerebbe utilizzare questo qui. Però in realtà, ragazzi, ho un po' paura perché è pigmentatissimo. Credo che andrò ad utilizzare un mix tra questi due più chiari. Perché non voglio fare un trucco troppo vistoso oggi. Che voglio dire, anche questi li lascio colore imbarazzante. Le lash di NARS sono qualcosa di incredibile. Quindi non lo lascio così, ma chi mi segue lo sa. Sto pensando che vorrei mettere comunque un po' di quello sopra. Come se già questo effetto non fosse devastante. Faccio appena poco poco ce la metto. Bello. Mi chiedete perché fai questa cosa? In realtà io mi sono resa conto che facendo questa cosa, ovviamente sugli altri non lo faccio, è una cosa che faccio solo su di me, però facendo questa cosa, andando poi a sfumare col pennello della cipria, il blush mi dura di più. Non so dirvi perché. Non so se perché magari sfumandolo con la cipria si fissa di più, non lo so. Però se io applico soltanto la giusta quantità di blush, non mi dura quanto così. E
Quindi è una cosa che faccio, ma è una cosa che faccio solo su di me. Non so se è un fondamento scientifico, se è una mia fissazione. Ok. Questi glitter rosa sono qualcosa di... Bleh. Comunque sia, passiamo al trucco occhi. Trucco occhi, andiamo, come vi consiglio di applicare il primer, ed è sempre il 24 ore di Smashbox. Ma vi dico che per ora il fondotinta e il primer mi sono piaciuti molto. La terra abbastanza, il blush, la parte blush pure mi è piaciuta molto. La parte di illuminanti, mamma mia, bocciata. Ora vedremo la parte occhi e labbra, perché anche qui abbiamo delle novità molto interessanti. Allora andiamo con la palette e utilizzeremo questa, che per chi non la conoscesse è la Sunset di Natasha Denona, che è una novità. Sono curiosissima di provarla e la proveremo insieme per la prima volta. Allora, vado ad applicare nella piega questo colore. Allora, gli ombretti, vabbè, non è la prima volta che provo una palette di Natasha Denona, quindi lo so già, sono piuttosto polverosi sulla cialda, però non fanno poi fallout se li battete, ovviamente. Però il kickback sì. Voi non avete idea di quanto ho desiderato questa palette, però non mi convincevo mai a comprarla perché comunque costa un rene. E poi l'ho presa col Black Friday. Ok. Vado ad intensificare internamente con questo colore aranciato qua. Wow! Spero lo vediate. Metto anche un pochino sotto. La stessa cosa dell'altro occhio. La pigmentazione è veramente molto molto alta di questa palette. Riprendo il primo colore di fondo. Ok, sulla palpebra vado a mettere marrone qua, che direi che è neutro perché ce n'è uno scuro più caldo, uno scuro più freddo e questo che è neutro. Considerate che sto appena toccando le cialde. Ora sto usando soltanto colori matte.
Vado a metterne un pochino anche sotto, però non con questo pennello. Poi vado ad applicare, vorrei applicare questo colore, vado ad applicare nella parte centrale questo colore qui. Wow! Cioè, che un duocromo, vado anche un po' col dito per intensificare. Ok, e vado invece ad intensificare la parte finale con il marrone, questo più scuro. Scuro e più freddo. A sfumare i contorni. Ne porto un po' anche sotto verso l'interno. E sfumo. Rivado col colore con le dita. E lo riapplico dove serve. Nella prima parte vado a mettere questo oro qua. Lo applico sempre con le dita. E questo secondo me può andare bene anche come trucco natalizio. Ne metto anche un pochino nell'angolo interno, però non uso questo, ma uso questo chiaro chiaro. Questa paletta secondo me sarebbe perfetta se avesse un color panna, che invece non ho. Ah, non fa niente. Allora, il make-up occhi, diciamo che come ombretti se potrebbe essere così, finito così. Ma io voglio dare un tono ancora più full e andrò ad utilizzare un ombretto in crema di questi tre, che fanno parte, sono di Stila e fanno parte del set The Highest Royal, questo qui. Che sono anche queste novità. Io amo gli ombretti in crema di Stila. E non so se andare ad utilizzare Eternal o Forever. Penso che utilizzerò Eternal. Lo metterò nella prima parte dell'occhio. Che top, vi voglio far vedere che brillava tantissimo, ma noi vogliamo che brilli ancora di più. Cioè. Io spero che vediate la differenza. Gli ombretti di Stila sono qualcosa di fantastico.
Io ho visto solo questi qua in glitter, non quelli metallizzati, perché l'effetto metallizzato mi piace meno. Cioè, in generale, quelli stiano non ho mai provati, però non mi piace l'effetto metallizzato. Ma questi glitter, cioè, secondo me, sono qualcosa di bellissimo, bellissimo. Ok, ora termino con matita e mascara, il trucco occhi. Come matita... questa glitter no, in realtà c'è il dramma della matita. Proviamo questa qua che è di Ian, è del colore marrone, vediamo se scrive dentro l'occhio. Col cavolo, andiamo con questa, va, che è di NYX, è una Faux Blacks, black del colore Onyx, è una sorta di grigio, ma un grigio molto scuro che secondo me ci può star bene. Beh, insomma, un po' too much, ma ci facciamo stare bene. Ok, poi mascara. È sempre il super curl di Essence. Che ho aperto da meno di un mese e praticamente già mi sta abbandonando. Mi fa molto piacere. Fatemi sapere se qualcuno ce l'ha, se è difettoso il mio o se anche il vostro è stato da subito abbastanza secco. Perché poi come effetto è pure carino, però è secco. Sopracciglia, vado con la pomade di Moolak che è nel colore Perfect Brown. Questa non è una novità, non è una certezza. Oh mio Dio, non mi dite che si è seccata. La camicetta, sì. No, questa mi piace tantissimo. La sto riuscendo a usare, ma insomma, sembra seccata. No, ragazzi, si è seccata. Cioè, guardate quanto brutto c'era, io voglio piangere. Andiamo a prendere quella di Kiko, che è la Lasting Brow 04. Io quella l'amavo. Ok, questa non è secca. Credo che sia un pochino troppo scura. Niente. Mamma mia, queste sopracciglia. Oscene, mamma mia. Sono proprio brutte.
Stavo neanche uno scovolino a portata di mano, no, vabbè, fa niente, tanto voi non vi formalizzate. Ok, passiamo al look, alle labbra e andrò ad utilizzare il mio rossetto di Estée Lauder, sempre di quel kit, nel colore della Pure Color Envy, nel colore 340. Un bellissimo rosso. Ora, per applicarlo mi servirebbe una matita labbra. Vediamo se trovo una matita labbra rossa. Siamo già mezz'ora. Ok, la applico così alla cavolo. Se non perdo troppo tempo. Anche questo lo provo per la prima volta. Ricordatevi che per applicare un rossetto rosso serve sempre prima la matita. Ok, questo è l'effetto finale. Devo dire che il rossetto è un bellissimo rosso, è molto confortevole, rimane molto morbido sulle labbra. Sicuramente sarà transfer, lo sento già, però comunque sia molto carino. Questo è il make-up che ho realizzato. Secondo me questo è un ottimo idea anche come trucco natalizio, perché alcuni mi hanno chiesto il trucco natalizio. Secondo me il rossetto rosso, glitter oro sugli occhi, urla Natale. Questo è tutto, un bacione, alla prossima!